Ciao a tutti e benvenuti. Oggi siamo qui per parlarvi di un argomento spinoso. Sì, abbastanza. Vabbè, non salta, mi sono fatto male. Comunque, allora, questo argomento spinoso si tratta del fatto che una cosa in realtà più che spinoso è proprio un argomento che sta sulle palle, perché è veramente fastidioso. Di recente abbiamo visto che il gioco Martha is Dead, che parla dei stessi creatori di Town of Light, che sono italiani, ricordiamo. Toscani, per esattezza. Comunque sarà censurato nelle versioni PS4 e PS5. Su Nintendo, su Xbox e computer, no. Solo PlayStation ha detto che voleva mettere questa censura. Non si sa ancora su cosa, visto che il gioco non è uscito. Sta di fatto comunque che hanno voluto inserire questa censura. Adesso non si sa appunto su cosa esattamente è. Però nella trama, cioè, se andate su PlayStation Store, magari vi mettiamo la schermata in questo momento, dice chiaramente: giocatori, giocatrici, dovete stare attenti se siete impressionati dal sangue, da corpi deformati, smembramenti, aborti. Vabbè, ma sinceramente, parliamoci chiaro. Se tu vai a comprare un gioco che si chiama Martha is Dead, a meno che non capisci niente di inglese, te l'aspetti che sia una cosa violenta. Vabbè, no? a parte questo fatto qua principale che ci sta già solo col titolo, però beh, ci sono state anche eccezioni, diciamo, che smentiscono, no? No. Vabbè, però diciamo, comunque... Certo, non può essere un gioco di comico. No, però capito, diciamo, sta di base il fatto che tipo io ho sempre visto che questo Peggy nella sua inutilità, il Peggy, no, ti dice Peggy 18, tu capisci che è da 18 anni in su. Va giocato, minimo 18 anni. Poi nessuno se ne frega del Peggy, quello è un altro discorso. Assassin's Creed e Peggy 18 lo giocano anche i bambini di 5 anni, no? Si sa. Vabbè, non penso a questo livello. Beh, però diciamo di sì, io credo. Comunque, non... cioè, se ci sia già questo avviso, già quello dovrebbe essere una sorta di limite, perché proprio mettere una censura? O almeno fare a questo punto come fanno in alcuni giochi, che è pure una cosa stupidissima, però spesso quando noi avviamo un gioco, una delle prime cose che andiamo a fare è controlliamo le impostazioni, vedere se ci sta qualcosa tipo sottotitoli assenti, migliorie grafiche, eccetera. E vediamo spesso tipo sangue sì, sangue no. Cioè, metti una cosa del genere a questo punto. Metti, vabbè, tipo... se si tratta di quello, però... Magari se è una censura proprio grave, tu dici no, ne dobbiamo censurarla perché sennò la gente si può incazzare e poi fa causa, no? In quel caso magari metti un avviso proprio grande all'inizio del gioco del tipo attenzione, il gioco contiene scene di questo tipo e sono disattivate. Se non te ne frega niente, attivale, clicca qui e le attivi. In questo caso è come, a questo punto meglio come fa EA, che ti mette 200 contratti davanti ogni volta che avvii un gioco, almeno tu accetti e poi sono fatti tuoi, piuttosto che così, perché di base PlayStation è pazza che fa queste cose, alcuni giochi sì, alcuni giochi no, però lo fa pure per colpa di alcuni giocatori, alcuni genitori che poi rompono su scemenze. E tipo The Last of Us conteneva un sacco di scene di sangue un po' più violente, no? Che non le ha censurate, appunto. Vabbè, perché quello era sviluppato da lui, doveva fare i soldi, quindi se ne fregavano, no? Poi, per esempio, abbiamo visto altre censure, altri casi. A parte quella famosissima di Devil May Cry, del culo censurato col fascio di luce della moto. Sì, vabbè, quello è proprio ridicolo. Che è proprio ridicolo. Se volete fare una censura fatta bene, almeno metti che c'è un sacco di fumo, si oscura tutto. Però questa luce che va e rimane fissa è proprio stupida. Ma a parte questo, poi abbiamo, di recente abbiamo acquistato un altro gioco su PlayStation che si chiama Doki Doki, con un sottotitolo che non ricordiamo, e questo ci ha descritto pure nei commenti che in effetti è censurato nella versione PlayStation. Non sappiamo quali scene ci sono tagliate, però cercando abbiamo visto che in una scena il sangue invece di essere di colore rosso è di colore nero. Quindi proprio una cosa stupida. Vabbè, proprio una cosa a livello di, pure su Italia 1, quando era appena uscito Naruto, le scene di sangue diventavano in bianco e nero e il sangue diventava marroncino. Ma non ha senso, scusa, perché censurare il sangue? Comunque è una cosa naturale. A parte questo, vabbè, in Italia 1, che sono già un po' scemi di loro, e poi col fatto che su un canale è aperto a tutti all'una del pomeriggio, ci può stare, tu dici censuriamo perché magari passa un bambino a caso. Però vabbè, un videogioco che tu lo compri consapevole che sta scritto in grande 18 anni è un po' una cosa stupida. Infatti noi ci siamo trovati un po' smorzati sull'acquisto adesso del gioco, perché già di base volevamo la versione fisica e per colpa di sto fatto è stata rimandata a data da destinarsi.
Però comunque in ogni caso adesso è un po' scocciante comunque comprare sapendo che il prodotto è limitato. Sì. Per quando poi magari una censura, tipo se cambia il colore del sangue, non è che ti cambia l'esperienza. Però comunque tu sai che comunque una cosa ti dà fastidio, dici perché me la devono togliere? A sto punto lo giochiamo su Xbox o su Switch, dove non è censurato. E poi io ho sempre considerato Nintendo più che doveva stare, capito? Ma Nintendo è un pubblico più per bambini. Invece no, Nintendo non se ne frega proprio di niente, di pubblica proprio di Vabbè, ma perché tutto. Nintendo giustamente fa affidamento sul PEGI, tu devi guardare il PEGI per comprare qualcosa, altrimenti sono fatti tuoi. Per esempio anche quell'altra abbiamo scoperto che noi avevamo comprato i giochi di Deponia su PlayStation e poi abbiamo scoperto che non sono tre ma sono quattro, perché uno è stato misteriosamente E censurato. quindi è scomparso dal PlayStation Store, non si può acquistare più. Mentre su Xbox o Switch li trovate tutti e quattro. Quindi non so perché questa PlayStation fa queste cose, perché fin Sì, perché quando. poi sono cose proprio senza senso, perché alcune cose va bene, altre no. Capito? Perché allora è come si sta dicendo che i giochi sono solo per ragazzi, ragazzini proprio. Cioè, allora non ha senso tutto questo fatto del PEGI. Cioè, che me lo metti a fare? Allora, tipo, questo gioco che non se lo comprano comunque quelli piccoli, che magari si possono impressionare, tutti noi vecchi non possiamo comunque avere un prodotto completo, allora fallo pagare pure di meno. La versione incompleta lo paghi un po' di meno. Scusa, ti metto una sorta di sconto per la censura. Invece di 30 lo paghi 25. Vabbè, che non è normale. Comunque tu hai una cosa di meno rispetto. C'è cioè una cosa inferiore rispetto agli altri. Comunque è un prodotto incompleto, non per scelta tua. Che poi è un peccato per questo gioco, a parte che è made in Italy, ma sembra proprio molto interessante. Quindi. È vero che uno dice che ti frega se vuoi te lo compri su un'altra console, però c'è cioè pure che di base togliendo una scena un po' come appunto sempre con gli anime e roba varia, quando voi guardate un anime magari in Italia sembra molto stupido, poi lo guardate in lingua originale o leggete tipo il manga e ha tutto un altro tono, quindi uno magari un'opera non l'apprezza appieno perché dici l'ho giocato però che scemenza che gli sviluppatori mi hanno oscurato quella scena, quando invece non è stata colpa loro. E questo è il fatto brutto, comunque. Perché poi ci vanno di mezzo anche gli sviluppatori. Sì, perché uno dice che scemi questi sviluppatori che hanno tagliato la scena per non far vedere tipo quella che magari che so, scritto aborto, magari perde il bambino, no? Hanno censurato per sensibilità così. Comunque la colpa va agli sviluppatori, almeno chi non sta nel giro, che non legge le notizie, di base quello pensa, dice mi hanno tagliato la scena per questo motivo. Non pensi che è stato tipo PlayStation a pretendere questo fatto. Poi di base adesso non si sa la censura Va a cosa. Può intaccare. essere pure che è una cosa veramente stupidissima e che alla fine dici quando poi esce fuori la Però scena dici vabbè ma chi se ne mi importa. sembra strano che sia una cosa proprio stupida, perché altrimenti non avrebbero ritirato pure le copie fisiche. Beh però perché dicono che per i dischi c'è tutto un lavoro dietro complicato quindi il problema è che PlayStation l'ha detto 2 settimane dall'uscita. Noi stiamo registrando adesso che è domenica, quindi quasi una settimana prima di quando vedrete il video. Di base adesso, appunto, 2 settimane prima dell'uscita, PlayStation ha messo questa notizia. Quindi loro sono corsi ai ripari, hanno dovuto annullare tutto, cioè è stato tutto un casino. Di base comunque a me è una cosa che comunque dà fastidio, cioè proprio perché mi dispiace per gli sviluppatori, però mi verrebbe proprio l'impuntamento di non comprare il gioco, a Sì. prescindere. Perché comunque dico perché il gioco è incompleto. Però sicuramente in questo caso se dobbiamo decidere di comprarlo preferiremo prenderlo per Xbox o Switch. Il problema però sta nel fatto che Beh, noi a prescindere volevamo la copia fisica. la copia fisica esce solo in versione PlayStation. Quindi è questo il problema. Perché a parte su Xbox noi non compriamo mai perché tutto per un gioco come questo di Marta c'è molta la possibilità che tu lo vedi nel Game Pass da qualche mese. Quindi a comprarlo per Xbox è un po' tipo a dire lo compri, poi te lo trovi sul Game Pass e hai speso soldi inutili. Però noi volevamo la copia fisica che esce solo su PlayStation, E quindi. quindi è per forza censurata. Vabbè, Diciamo, ho detto, tutto un discorso complicato. io spero che possano mettere un avviso, te la scegli tu, se mettere la censura oppure no. Però capito, già parlando di come abbiamo detto prima, il fatto di Devil May Cry, anche lì non si è fatto nulla ed è un po' inaccettabile. Cioè, Devil May Cry l'ho sempre visto come un gioco molto maturo, fin dai primissimi su PlayStation 2. Non vai a pensare che ti censura adesso una striscia di culo così. Anche perché poi ci sono. Cioè, per esempio, tipo, ci sono altri giochi, tipo Dante's Inferno, mi ricordo che ora God of War, comunque tu ti arrampichi proprio su questo gigante che ti arrampica tutto il seno da fuori. Cioè, ti arrampichi proprio sul seno di questo mostro.
Quindi ci sono volte in cui uno dice ah, si deve censurare, volte in cui uno lascia correre in modo misterioso, non si sa perché. Strano questo fatto. O uno sa, o lo fa per antipatia, tipo di questi italiani stupidi, censuriamo. Può essere, che sinceramente non capisco questa censura. Vedremo quando uscirà il gioco qual è questa scena censurata. Magari lasceremo un commento qui in evidenza per dire ah, quindi era una scemenza totale, oppure vabbè, dai, ci sta. Però comunque non ha senso perché doveva essere una cosa comunque mondiale. Tutte le console lo censurano in modo proprio che dicono lo censuriamo tutti. Non è che tu fai una cosa così di testa tua. Fateci sapere comunque voi cosa ne pensate di questo fatto della censura. Se, Proprio in generale. sì, se siete, magari siete delle persone che appunto volete evitare scene di violenza, scene di nudo e roba varia, quindi quando le tolgono, anzi vorreste proprio che non le inseriscono proprio a prescindere magari, però di base se è un prodotto è destinato al pubblico di maggiorenni, secondo me non ci dovrebbero essere No. nessun limite. Un po' come quando in TV ti guardi un film solo per adulti, ti aspetti che ci sono cose solo per adulti. C'è l'avviso per un motivo. Fateci sapere cosa ne pensate e come sempre invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!